E buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV. L'attenzione è rivolta sulla moda in questi giorni, protagonista a Firenze fino al 14 giugno. Parliamo di Pitti Immagine Uomo, arrivato alla sua 90esima edizione. La location principale naturalmente è la Fortezza d'Abbasso, ma non solo, perché sono tantissimi gli eventi, le mostre, le installazioni e le iniziative legate a questa kermesse che parla di moda, ma anche di costume, di tendenze e naturalmente anche accessori. L'immagine, esempio, che vediamo riguardano una mostra a Palazzo Pitti che si chiama Romanzo Breve, 30 anni di menswear in mostra al Museo del Costume di Firenze. È una collezione unica con ben 500 capi. E stamani invece al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, l'inaugurazione ufficiale appunto di questa edizione del Pitti Uomo, con naturalmente le grandi personalità, il ministro Bonisoli, Vincenzo Boccia, naturalmente il sindaco Dario Nardella, Claudio Marenzi, Carlo Maria Ferro e tanti tanti altri. E proprio sentiamo adesso, anzi vediamo alcune immagini dell'inaugurazione, possiamo dire proprio con i botti, di questa edizione del Pitti Uomo ieri sera sull'Arno. E alla vigilia del Pitti Uomo anche una bellissima sfilata dell'Istituto Marangoni nel centro di Firenze, nella prestigiosa via Tornabuoni, che diventa una passerella con pedana arancione. Vediamo il servizio. La prestigiosa via dei Tornabuoni, cuore dello shopping del lusso fiorentino, è stata trasformata per la prima volta in una passerella con le collezioni uomo e donna dei migliori designer di Istituto Marangoni di Firenze, che hanno sfilato su una lunga e luminosa pedana arancione. Il fashion show ha visto protagoniste le creazioni di 10 giovani designer internazionali, collezioni non legate soltanto al tema di Pitti Uomo, ma che corrono in ogni direzione, tracciando un vertiginoso percorso di suggestioni e argomenti diversi. Si va dalla donna sensualmente militare di Maria Grazia a Bagnale alle creazioni di Costanza Brunelli, ispirate dalla filosofia danese della Hygge. Rilassato e essenziale, dai capi futuristici in stile cartoon di Pierluigi De Mita a quelli ispirati agli sconnessi percorsi lavorativi delle donne. Show me now, what a good time. Just give me a call, show me now, good time. Yes, a good time. I don't wanna stop at all.
Poi ci sono anche le installazioni, per esempio il percorso tra moda, arte e suoni nei suggestivi spazi della manifattura Tabacchi. Sentiamo. Tenevamo molto a poter dedicare al mondo della moda un'installazione, un progetto che però fosse un po' una voce fuori dal coro. Questo incontro con Linda Loppa ci ha portato sulla strada della sperimentazione, che pensiamo che sia nel DNA, diciamo, della manifattura, o comunque del lavoro con cui stiamo rigenerando questo complesso magnifico. L'installazione è un progetto un po' onirico, è tra moda e arte, direi, perché poi non ci sono abiti, non ci sono manichini, non ci sono modelli, è una passeggiata notturna che non ha bisogno di grandi spiegazioni, ma che veramente ti fa emozionare tanto. E questo percorso è a cura della stilista belga Linda Loppa, stilista di grande fama internazionale. E adesso invece sentiamo il ministro Bonisoli, ministro della cultura, che oggi era appunto a Firenze in occasione di Pitti Uomo. Sentiamo che cosa è emerso però diciamo anche sul fronte delle novità per quanto riguarda i musei, perché intende stamattina la conferenza abolire i CDA, quindi consigli di amministrazione, in quelli autonomi. Sentiamolo. È mia intenzione togliere i CDA dai musei autonomi. Ok, questo come avverrà? Avverrà nel momento in cui questo DPCM, insomma, questo provvedimento normativo verrà approvato. Dopodiché, una volta approvato, attenzione, c'è un periodo di entrata in vigore che molto probabilmente coinciderà col 1 gennaio. Questo per evitare, come dire, storture, no, a livello di budget, no, che deve rifare il bilancio. Quindi non è ancora definitivo, aspettate appunto quando ci sarà la comunicazione ufficiale, però il nostro obiettivo è quello di portare, di fare i cambiamenti principali, quelli più significativi, a partire dal 1 gennaio. I direttori dei musei però scadono prima, nel prossimo autunno, la decisione quando avverrà? No, questo non incide sulla finanza pubblica. Questo. No, ci stiamo già lavorando, per alcuni abbiamo già preso la decisione. Quindi in questo momento il direttore generale che si occupa dei musei sta discutendo con quelli che si chiamano i musei di seconda fascia, quindi quelli che riportano direttamente a lui. Per quello che riguarda invece i musei che, dove io ho la responsabilità primaria, sto chiudendo una serie di incontri con i direttori. Anche toscani. E a brevissimo vi faccio sapere quelle che sono le nostre indicazioni. E a proposito di musei, il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, invita in un video le star di Firenze ROX, che è proprio imminente a Firenze, a visitarli. Vediamo. Cari Tool, caro Ed Sheeran, caro Eddie Vedder, cari The Cure, sono Eike Schmidt, il direttore della Galleria degli Uffizi. Vorrei salutare tutti voi ragazzi, eroi di Firenze ROX 2019, che sta per iniziare. Il rock è una grande arte e l'arte è da sempre una grande amica del rock.
Per questo voglio invitarvi, insieme a tutti i vostri fan, in uno dei posti più rock di Firenze, la Galleria degli Uffizi. Voglio dire, conoscete qualcuno di veramente più rock del nostro Caravaggio? Vi faccio un in bocca al lupo per i vostri fantastici concerti e vi aspetto tutti qua in galleria per presentarvi i nostri capolavori. Uffizi Rock! Bene, rimaniamo a Firenze perché parla il sindaco da Leonardella che dice non ci sarà solo la tranvia, tante le novità in arrivo, sentiamolo. Abbiamo intenzione di partire con la linea che arriverà a Piazza San Marco, abbiamo intenzione di accelerare la progettazione della linea 4, quella delle piagge, in modo da poter cominciare, come avevamo detto, entro la fine 2020, inizio 2021, e poi dobbiamo anche finire la progettazione della linea di Bagno a Ripoli. Ieri abbiamo preso in esame alcune migliorie, come il sottoattraversamento di Piazza Beccaria e il sottoattraversamento di Piazza Libertà. Sono interventi che ovviamente richiederanno spese aggiuntive, ma io credo che sarebbero molto utili, soprattutto a Piazza della Libertà, sarebbero molto utili a dare soluzioni anche sulla mobilità e sulla viabilità, proprio per non intersecare le linee tranviarie con le auto. Nel caso di Piazza Libertà, la creazione del sottoattraversamento, diciamo, della direttrice delle corsie che vanno per intendersi da Viale Matteotti a Viale Spartaco Lavagnini e viceversa, una galleria potrebbe costare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Noi non siamo spaventati perché queste risorse sono risorse che si possono ottenere con abbastanza facilità dall'Unione Europea, che è molto sensibile alle infrastrutture, che si possono anche ottenere dai fondi residui del Ministero dei Trasporti, però lo vedremo. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguiti, arrivederci.